Attraverso i secoli, molte leggende sono sorte intorno alla biblica storia di Ruth. Tutte nascono nell'antica terra di Giudea. Laggiù, una città il cui nome un giorno sarà noto in ogni luogo della terra. Betlemme di Giudea. Dovranno ancora passare molte generazioni prima che la sua luce illumini il mondo. Prima di allora, molte cose accadranno in questa terra e saranno narrate. Non lontano di qui, di là dal Giordano, nella terra di Moab, vive un popolo che da gran tempo odia il Dio di Israele e adora un Dio di pietra, Chemosh, un Dio assetato del sangue di fanciulli innocenti. Vuoi lasciarcela perché cresca al servizio del nostro Dio? Ma ci date qualcosa? Solo se sei povero. Sono povero. Cattivi raccolti, malattie. Non c'è di che sfamarsi. Hai in buona salute? Sì. Nessun difetto? No. Nessuna macchia? Di tutte le mie figlie è la più forte e la più bella. Dio. Qual è il tuo nome? Chemosh è buono, Chemosh è forte, egli è la forza della vita, il portatore di vittorie, lo scudo contro i nostri nemici. Ad una di voi sarà presto tributato il più grande onore che possa avere una figlia di Chemosh, un onore senza fine, una gloria perpetua. Il più alto sacerdote di Moab la sceglierà.
e sceglierà fra la prima e la terza. Questa bambina, che sia debitamente iniziata. Cos'è questa? Io non l'avevo mai vista. Non avrebbe mai dovuto essere ammessa alla presenza del gran sacerdote. Tu sai bene che non devono avere segni o macchie di nessuna specie. Ma non c'era un momento fa. Guardate, io non ho nessuna macchia. Molto bene, prendi l'altra fanciulla. Mia signora, sta andandosene, è quasi sparita. Il gran sacerdote ha scelto lei per essere sacrificata, basta così. In questo giorno passate da una vita dedicata a conoscere il nostro Dio a una vita dedicata a servirlo. Le vostre prime mansioni coincideranno con la cerimonia annuale del sacrificio. In questo anno di Chemosh, la prescelta è Teba. Fra di voi sarà diviso l'onore di apprestarla per l'immolazione. Obbedite alla vostra rettrice in ogni cosa. Ora farete ritorno alle vostre camere. La corona è pronta? Sì, mia signora. Questa. Questa cosa grossolana dovrebbe essere portata sull'altare di Chemosh. È pesante, senza lucentezza. È stata lavorata con l'oro più fino. Hai perduto il senno, vecchio. Deve brillare. Dovrà essere vista dai punti più lontani della piazza grande. E lampeggiare quando il sole la colpirà. Col tuo permesso, graziosa signora, l'ho disegnata come ho creduto che la desiderassero. Non ha importanza quello che hai creduto. La corona per questa fanciulla deve essere splendente come se fosse per una regina. Sì, ma ciò che ho provato di fare... Non avevo scelto voi perché provaste. Siete indegni dell'onore di questo lavoro. Guarda, ecco, tanto è leggera questa quanto è rozza l'altra. Ma quella, mia signora, l'ho forgiata per una sposa e per un giorno di gioia, per coronare la vita. Mentre l'altra è per un rito di morte. Non dire altro! Chi viene sacrificato a Chemosh è destinato alla vita eterna. Teba, di a quest'uomo che significa morire per Chemosh. Morire per Chemosh è vivere in eterno. Io farò una corona che brillerà al sole tempestata di pietre preziose. Sarà radiosa come una sposa. Tu disapprovi il sacrificio. Il sacrificio umano. Portate Teba fuori e attendetemi. Non avevo mai sentito simili opinioni. Come sei giunto ad averle? Attraverso la fede in un Dio buono. E dov'è questo Dio? Fammelo vedere. Egli è invisibile. Questo rende molto agevole condurtelo appresso, non è vero? Fa una corona come la voglio. Prendi accordi tu con costui, che egli porti la corona a te. E obbedisci ai miei desideri, che sia splendente. Tu porterai la corona a me nel sacrario del tempio. Sì, mia signora. Sai dov'è? Sì, mia signora. Soprattutto obbedisci ai desideri della sacerdotessa, che la corona sia splendente, non pesante e grossolana. Splendente, grossolana.
Hanno montagne d'oro e palazzi di gioielli e vanno cercando altri splendori. Tu pensa a fare il tuo lavoro e impara a frenare la lingua. Sai quanto sono sensibili in materia di sacrifici? Direi insensibili. Sono affari loro. Non hai diritto di levare la voce per condannarli. Padre, il pensiero che uccidono quella bimba... Tieni per te certi pensieri. Vuoi perderci tutti? Malon, non essere temerario. Noi siamo sempre giudei e loro moabiti, ricordatelo. Come fan loro. Mamma, non ci considerano neanche più giudei. Guarda, Orfa, è moabita. Non mi ha sposato, forse? Ritieniti fortunato. Hai agito scioccamente, Malo. Ma ne sono lieta. Oh, Chemosh, tu sei la forza della luce. Ai nostri nemici dà dolori, mali, carestie e miseria. Ai nostri nemici dà dolori, mali, carestie e miseria. Al nostro re dà salute, forza e infiniti anni di vita. Al nostro re dà salute, forza e infiniti, anni di vita. C'è un artigiano. Che entri. Proseguiremo più tardi. Bella. Molto bella. Anche questa. Mostrami il resto. Tu disapprovi la severità con gli schiavi come i sacrifici umani agli dèi. Non mi dai una risposta? La mia risposta ti offenderebbe. Non più di quanto tu abbia già fatto. Non è saggio essere deboli con i servi, se ne incoraggia la disobbedienza. Si deve essere duri con loro. Tu dissenti? Non confondo mai la gentilezza con la debolezza, mia signora. Questo fa parte degli insegnamenti del tuo invisibile Dio? Non precisamente, benché la sua legge proibisca di battere gli schiavi. Uno schiavo maltrattato può denunciare il padrone e avere la libertà. Denunciare il padrone? E questo tuo Dio che nome ha? È noto con molti nomi. Elohim, Adonai, Geova. Il suo nome non conta quando uno sa che egli esiste. E io lo so. Ma sei invisibile. Come fai a sapere che esiste? È la sua invisibilità che ti diverte tanto? Sì. Fra le altre cose. Posso farti una domanda con tutto il rispetto? Puoi. Supponi di voler pregare, ma di non essere vicina a un'immagine di Chemosh. La raggiungerei. Supponi che un soldato di Moab sia ferito sul campo e non possa raggiungere un'immagine di Chemosh per pregarlo di salvargli la vita. Penserà a Chemosh. Ma il Chemosh a cui sta pensando è invisibile nel momento in cui lo pensa. Nel mio lavoro, graziosa signora, io ho talvolta riparato il vostro Dio. È difficile credere che un Dio che si spezza e si sbriciola e che può essere riparato da un povero artigiano come me possa essere lo stesso Dio che fa cantare gli uccelli e sorgere e tramontare il sole. Come può un Dio a cui si rompe la testa aggiustare le teste rotte dei suoi soldati? Parla ancora del tuo Geova dai molti nomi. Non hai che da farmi chiamare quando vuoi. Forse potremo parlare nei giardini, da soli. Invecchierai nell'attesa, artigiano. Il mio nome è Malo. Mercante impudente! Cos'altro ha detto oltre che bella? Oh, niente di importante. Tutte cose piacevoli? Sì, abbiamo perfino riso. Riso? In un tempio di Chemosh? Mm-hmm. Mi è stato detto che là dentro regna la tetraggine. Ah, oh, non sempre. I riti della fecondità sono tutt'altro che tetri. Orfa? Eh?
È questa la casa di Malon? Sì, entra. Ebbene? Un messaggio per me dal tempio, mi vogliono là. Sarà per il lavoro? No, nulla del genere. Una fanciulla. Bene. La giovane sacerdotessa. Manda a chiamarti. Sta accorto, Malon. Sarebbe pericoloso anche per un moabita, per un giudeo, poi... Oh, quante parole inutili. Non aver timore, mamma. Scanso di errate ipotesi, devo spiegarti perché ti ho mandato a chiamare. Ciò non è necessario, mia signora. Mi basta che tu l'abbia fatto. E ne sono molto compiaciuto. Tu non hai nessuna ragione di compiacertene, poiché non è a te, artigiano, che ho pensato, ma al tuo ridicolo dio. Di questo ero convinto. Ebbene, parlami ancora di lui. Poiché tu dici che il tuo dio è dappertutto, per caso non lo starò pestando ora? Indirettamente sì, essendo la Terra una delle sue creazioni. La Terra? Allora pretenderai che abbia creato anche la Luna? Si racconta che gli pose due grandi luci nel cielo, la più grande per regnare sul giorno e la più piccola sulla notte. E tutti gli altri corpi luminosi nel cielo, immagino. Sì, anche i più vicini. Perché mi stai guardando in quel modo? Perché tu sei così bella. Tu sei bellissima. Non sai di esserlo? Non me lo sono mai chiesto. Nessuno te l'ha mai detto. Nessun uomo ti ha mai guardato come me. Se lo ha fatto, io non ci ho badato. Perché non eri in attesa. Non è piacevole anche per una sacerdotessa sentirsi dire che è bella, specialmente quando è vero. La bellezza è tanto importante. Se è unita alla bellezza interiore che io so che è in te. Come lo sai? Ho più anni di te e gli anni insegnano. I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto. Non voglio ascoltarli più. Non aver paura di ciò che dico. Ma io ho paura. Forse domani sera, quando avrai meno paura, sei piccola. Potresti diventare bella un giorno. Che cos'hai? È solo che sono felice per te. Va, Teba. Metti la corona insieme agli altri paramenti. No. Che cosa fai tu qui? Non mi hai ancora congedata. Cosa c'è di male nel dire a una bimba che è bella? Niente, mia signora. Puoi andare. Kera. Sono dispiaciuta di averti battuto ieri. Grazie, mia signora. Vi si concede un onore particolare. Il re sta facendo un viaggio attraverso il paese per visitare ogni regione del suo regno. Egli ha chiesto che quattro delle più meritevoli di voi si uniscano al seguito. Mostratevi degne dell'onore. Signore,
questo starà ad esaltare la tua grandezza per l'eternità, mio re. Sua magnificenza desidera vedere tutta la statua. Ordinate che girino la piattaforma. 10 di voi, qua giù. Forza con le schiene. Girate la statua. Forza! Forza, bastardi! Visto abbastanza. Ti ha divertito il viaggio? Sì, mio sire. Come ti chiami? Ruth. Quando completi la tua purificazione? A primavera, sire. Mi compiacerò di accoglierti nel mio palazzo reale, allora. Ti ringrazio, sire. E mentre i prigionieri giravano la piattaforma, essa cominciò a cedere. La statua di Chemosh cominciò a inclinarsi. Il mio cuore si arrestò, pensai che avrebbe schiacciato il re. Ma per fortuna la piattaforma resse. E furono schiacciati solo gli schiavi? Sì, 3 di essi, schiacciati come insetti. Una vista meravigliosa, eh? Ah, sì, certo. Non sei compiaciuto di questa mia esperienza? Oh, affascinato. Ma ancora non ti ho detto il meglio. Sua magnificenza, il re si è degnato di parlarmi. Ha chiesto il mio nome e fra quanto avrei completata la mia purificazione. Gli ho risposto, ha sorriso e ha detto che si compiacerà di accogliermi nel suo palazzo reale. In tutto e per tutto un viaggio memorabile per te. Tu disapprovi. Vorrei non averti mai fatto chiamare. Perché? Perché, Ruth? Perché tu mi turbi e mi confondi. Sono stata cresciuta per servire Chemosh. È il mio Dio, il mio solo Dio. Ed è stato buono con me. In che modo lo è stato? No, io non ti sto sfidando. Vuoi dire che ti ha dato benessere e rango? Molto di più, molto di più. Dimmi cosa. Anzitutto, quando ero bambina, io fui scelta per essere sacrificata. Subito mi comparve una macchia qui sul braccio e così non mi vollero più. E appena fu scelta un'altra fanciulla al mio posto, la macchia scomparve. Chemosh mi aveva risparmiata. Forse fu un dio molto più grande di Chemosh che ti salvò. Inoltre io pensavo che essere scelte per un sacrificio fosse un ambito onore. Invece tu parli di essere stata risparmiata. Tu mi hai confusa e io non riesco a pensare. Preferirei rinunciare alla cosa più importante della mia vita, alla gioia di vederti, che farti soffrire. Vuoi che non torni più, Ruth? No. Ma ti prego, Malon, non parlare più della tua gente oltre il Giordano, a cui è proibito punire gli schiavi e che non può battere gli animali o toccare i nidi degli uccelli. Ti prego, Malon, non parlarmi più del tuo strano dio con tanti nomi e nessun volto. Tutto ciò è male. Io ero in pace finché non conobbi te. E forse sarebbe meglio se non ti vedessi mai più. No. Mia signora. Tornerò ancora, che tu mi faccia chiamare o no. No. Se Kera non farà la guardia, ti troveranno e ti uccideranno. Ora devi andare. Che cos'è? Le ho fatte per te. Le tavole della legge, la legge di Dio. Non posso prenderle. Le getterai se vuoi quando mi lascerai, ma fino allora tienile. Le ho fatte per te con tanto, tanto amore. Con un amore infinito. Mia signora! Cosa c'è, Teba? Io ho fatto un sogno. Oh,
Vieni, raccontamelo. Un'aquila d'oro entrava per la finestra. Aveva il becco d'argento e col becco mi ha colpito forte qui. E mi è uscito tanto sangue. Non è niente, Teba, niente, è solo un sogno. Sono dei nemici che sono gelosi di te, invidiosi di Chemosh. Cercano di spaventarti con i brutti sogni. Oh, ma è tutto inutile, perché Chemosh ti protegge. Ora torna a dormire. Il tuo grande giorno si avvicina. Signore, Edak. Così? Sei turbata? Dimmi. Io ho peccato. Io ho offeso il mio Dio. Sono sprofondata nel peccato. Questo lascialo giudicare a me. Io ho dubitato della necessità del sacrificio. Hai assistito a molti sacrifici da quando sei stata in età di comprendere. Non è mai accaduto che dubitassi. Cosa è accaduto, Ruth? Io ho parlato con un uomo. Secondo costui, nessun Dio può godere del sacrificio della vita di una creatura sull'altare. Io non sono riuscita a controbatterlo. Chi è quest'uomo? Malon, l'artigiano giudeo. Egli è un uomo buono e gentile, e questo accresce il mio smarrimento. Tu hai prestato attenzione ad uno dei nostri vecchi nemici. Tu sei ingenua, figlia mia, hai molto da imparare. Ruth, non sei convinta nel profondo del cuore che il sacrificio di una fanciulla pura è propiziatorio? Sì. Che porta fertilità alla terra? Sì. Non sai che questo sacrificio purga la nostra terra dai peccati e ci sostiene contro i nostri nemici? Sì, sì, mio signore, ne sono intimamente convinta. I desideri di Chemosh non devono essere discussi. Sì, mio signore. Hai avuto il favore degli sguardi reali. In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango. Potresti divenire perfino una delle consorti del re. Sussiste ancora in te qualche dubbio? No. No, mia signora. La tua fede si rafforzerà con l'esperienza. Ricorda, tu hai l'ambito onore e dovere di condurre la piccola Teba all'altare domani. Sii in pace con te stessa. Sì. Fanciulla sia condotta all'altare. Il sacrificio. Oh Chemosh, tu sei la forza della luce. Ai nostri nemici dà dolori, mali, carestie.
uccideranno. Non posso. È in pena per ciò che faranno a Ruth. Ah, sì? Io sono in pena per quello che faranno a noi. Devo andare da lei. Ma no, torna qui. Ti ho detto tante volte. Sì, comprensivo con lui. Tu non hai mai fatto follie. Madre. Prendeteli. Su, portateli via. Lasciateli. Via. È stata colpa mia. Non avevo nessun diritto di condurvi a questo. No. Scontate il mio peccato. Sono punito per aver lasciato la nostra gente a Betlemme in tempo di grandi sventure. Ero ricco, ma ho respinto i poveri. Avevo pane, ho respinto l'affamato. Avevo delle sostanze, ma portai tutto con me. Non contendiamoci le colpe. Ormai a che serve? In piedi! In piedi! Prigioniero, avevi incontri segreti con una sacerdotessa del Tempio? Sì. Hai parlato con lei di un potere invisibile? Sì. A qual fine? Perché sapesse che esiste un Dio per il quale l'uccisione di creature innocenti è un abominio. L'uccisione di quale creatura innocente? Di Teba e di tutte le fanciulle macellate sull'altare di Chemosh. E l'uccisione di mio padre e di mio fratello per fini anche più bassi. Artigiano di Giudea, tu e la tua famiglia veniste a Moab quando c'era carestia nel vostro paese. Vi demmo asilo e sostentamento e voi ci ripagaste tentando di corrompere una nostra sacerdotessa. Io non ho fatto del male né al vostro paese né a una figlia di Moab. Non mi pento affatto del mio amore per lei e tantomeno per averle parlato di un Dio giusto. Ti insegneremo noi qualcosa in materia di giustizia. La scura è troppo rapida e misericordiosa per un tentatore e un corruttore. La tua casa, la tua bottega e tutti i tuoi beni saranno confiscati in nome del re. E tu lavorerai alle cave fino alla fine dei tuoi giorni. Prendetelo. Spero che l'isolamento ti abbia mandato delle bestemmie del tuo amico giudeo. Non ti è bastato, Ruth? Non sono stati abbastanza lunghi 6 mesi per purgare i tuoi pensieri? Non vorrai dedicare altro tempo al pentimento? No,
Mia signora, non lo vorrei. Bene. Ti porto buone notizie. Chemosh è tornato a sorriderti. Grazie alla generosa intercessione del nostro re, ti sono resi i tuoi privilegi sacerdotali. Stanotte lascerai questa stanza. Da domani inizierai il mese della tua purificazione finale, prima di essere ammessa nel palazzo del re. Potrai rivolgerti a me per i servigi del tuo sacro ufficio. Chiesi di non tornare mai più qui. Ho condotto la mia signora. Non è stato come tu pensi, madre di Malo. Tu sei venuta molte altre volte quando eravamo ancora una famiglia. Venivi a portare i messaggi della tua signora a mio figlio. Essa lo invitava senza dubbio per il suo diletto. E ogni volta che venivi portavi la morte più vicina alla nostra casa. Ti prego, credimi. Ho confessato non pensando di perdere Malone. Sono venuta per aiutarvi. Non vogliamo aiuti da te. Se io non avessi timore per la vita di tuo figlio, pensi che potrei venire a trovarti qui? Se non mi importasse di lui, io porterei queste tavole con me. Sì, gliele vidi fare con amore e devozione. Mentre tenevi quelle in una mano nell'altra, portavi un coltello per uccidere una fanciulla. Sono entrambe macchiate di sangue. Potresti mettere da parte la tua amarezza fino a quando non ti avrò reso tuo figlio. Che cosa vuoi? Ho un piano per far fuggire Malo. Fuggire? Che potresti fare tu, col solo aiuto di una schiava? In questi giorni, Kera e io abbiamo segretamente osservato il... Sì, due guardie sono con noi. Oh, non ci respingere, madre di Malone, è la sola speranza e deve essere stanotte, perché domani io dovrò presentarmi al palazzo del re. Allora... Ma cosa vuoi che faccia? Kera ti condurrà in una delle grotte sulla strada di Hebron. Attendi là e ti condurrò tuo figlio Malone. Io te lo giuro. Io verrò con te, madre. Che il Signore vi guidi. Sei qui, vuole farti fuggire. Seguimi. È stato pagato.
Sarà bello. Io ti amo troppo per morire. Certo che non morirai. Il mio corpo vuol morire. E mi dà sofferenze di morte. Pensa solo di vivere. Vivi. Per potermi sposare. Tu mi sposeresti? Sì, sì. Madre, portami fuori alla luce. Non si addice a un matrimonio l'oscurità. Voi, aiutateci. Da portarti, Malo. Tu sei tutta la dote, l'ornamento, i doni che un uomo può chiedere. Madre, il tuo anello. Io prendo te, Ruth, per mia sposa, secondo la legge di Mosè. Ricerche. La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sono introvabili. Sembrano essere svaniti nell'aria. Svaniti, sì, ma in quale direzione? In quale direzione, mia signora? Se fossi una sacerdotessa e avessi spalancato la porta della prigione a un maledetto giudeo, dove fuggirei? In Giudea, suppongo. Ah. E suppone anche che tu i tuoi uomini li inseguiate, li raggiungiate e li riportiate qui. Tenterò, mio signore. Ci riuscirai. Ora va. Ad amare gli esseri viventi.
ma non mi aveva mai detto quanto costasse perderli. Dolore nell'entrare nel mondo, angoscia nel lasciarlo. Ma il tempo che intercorre compensa tutto. Come puoi dire così in questo momento? Guarda intorno a te questo mondo di desolazione. E cosa vedi se non donne piangenti? Dov'è l'invisibile, misericordioso Dio di Malon? Dov'è la sua benedizione? Tu sei la sua benedizione. Hai dato felicità a mio figlio e ha fatto sì che morisse con la pace nell'anima. Ti sono grata, mia signora. Il tuo cuore ti concederebbe di chiamarmi Ruth. Sì. Sì, io ti chiamerò Ruth. E ti ricorderò sempre con tenerezza e amore. E adesso, madre, dove andremo? C'è un solo luogo in cui posso andare. Quello è Betlemme. Ma voi, figli miei... Io verrò con te. Oh, perché venire con me? Tu sei bella e giovane, e molti bravi giovani di Moab ti vorranno in sposa. E tua madre e tuo padre, che ti amano quanto me, ti vorranno con loro a conforto della loro vecchiaia. Ritorna, Orfa. Farò come tu mi ordini. Addio, Ruth. E che Dio ti benedica. Non torno a Moab. Kera. Mia signora, la tua famiglia è sempre ad Ammon? Due bambini e mio fratello. Allora va da loro, sei libera. Libera, mia signora? Sì. E ti rendo grazie infinite, mia fedele Kera. Oh. Addio, mia signora. Pace, madre di Malo. Trova gioia, Kera. Se non torni a Moab, dove andrai, Ruth? Con te. Con me? A Betlemme. Oh, è un viaggio lungo e rischioso. Chissà, potrebbero anche inseguirti. E poi una moabita potrebbe non essere ben accetta a Betlemme. Devi tornare con Orpa, figlia mia, e possa Dio essere benigno con te, come tu lo sei stata con mio figlio e con me. Io ti supplico di ritornare. Supplicami di non lasciarti, Noemi, e di continuare a seguirti, poiché dove andrai io andrò, dove abiterai io abiterò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio il mio Dio. Oh. Thank you.
Adamo proprio qui, per venire a Moab, 10 anni fa. I miei ragazzi erano puledri allora, ansiosi di ciò che ci attendeva. Io andavo dove mio marito mi conduceva. Fu triste lasciare Betlemme. È più triste ritornarci. L'abbiamo preso nell'Uadi. Due sono scappati. Stavo cacciando, vi dico. Solo cacciando. Slegalo. A stento respira. Forse puoi aiutarci. Queste pecore, come pensi che siano morte? Forse di malattia. Ho sentito che si sta spargendo una pestilenza. E il pastorello? Morto anche lui del male delle pecore? Forse il sole. Il sole, insomma. Sì, è molto caldo. Sembri assetato. Voi non avete pietà di un assetato? Dimenticate gli insegnamenti dei padri? Se il mio nemico è affamato, dagli cibo. Se è assetato, dagli acqua. Certo. Grazie, padrone, grazie. No, non acqua di Otre, acqua di sorgente. Va lì a bere l'acqua del pozzo. Ebbene, che c'è? Io non ho sete. Va là e no, bevi! No! 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 Questo dovremmo fare a tutti i moabiti. E gli sciacalli facciano il resto. Un triste benvenuto per te in Giudea. Proseguiamo. Prima che ci chiedano di dove veniamo. E così l'abbiamo perduta. Sì, maestà. Ruth, la favorita del re, sacerdotessa del Tempio, non soltanto sprezza tutto Moab, ma libera un prigioniero giudeo sotto il naso dei miei ufficiali. Bada, Edak. È importantissimo che questa sacerdotessa sia punita. Quanto al come, mi rimetto a te. Ora andate! Thank you.
pesca. Ti ricordi di me? Ma sei Noemi, moglie di Limelech. Vedova. Vedova. L'onnipotente ha voluto privarmi molto duramente. Neanche per me la vita è stata facile. Il mio Gavron è morto e sono sola. Ora devo spigolare nei campi assieme agli altri poveri. È sempre meglio che patire la fame, anche se mangi soltanto quello che raccogli da terra. Questa è la mia nuora. Benvenuta. Tu sei di qualche tribù del nord? Di quella di Beniamino? No. Io sono di Moab. Di Moab? Oh, non ne parlare. Tu ti dici disgraziata. E noi con la siccità? Ci sono abbastanza amarezze anche qui. Ma dove andrete ad abitare? Se la nostra vecchia casa sarà in piedi. Oh, purtroppo è andata tutta in rovina. Il pozzo è secco e la casa, non di meno, è lontana dalla città. E per te che arrivi da Moab con... sarà molto meglio se non ti farai vedere in giro. Esca, vuoi venire? Sì, sì, vengo. Lo sai chi è quella donna? Noemi. L'altra è la sua nuora, Moabita. Oh. Questo, dopo il benessere che avevi a Moab. Mi ha insegnato che ci sono altri benesseri. Neanche una briciola di pane. Mio marito aveva due parenti qui. Boz e Tob, uomini di mezzi. Ma Tob non mi guarderebbe in faccia. Mio marito era in lite con lui. In quanto a Boz? Mi rattrista dirtelo. Era quell'uomo al confine. Quello che costrinse il Moabita a bere? Sì. Non andare da nessuno dei due, madre. Ma come vivremo? Quella donna vicino al pozzo. Se può vivere lei spigolando, perché noi no? Tu, spigolare. Se me lo permetteranno. Non è questo l'ostacolo. La legge dà alle vedove e ai poveri il diritto di spigolare, ma non ti permetterò... Alle vedove e ai poveri. Allora io ne ho doppiamente diritto. Ci nascono belle a Moab. E a quel che so io sono generose. Chiudi la bocca. Perché ve l'avrò detto? Tu ridimmi un po' cosa hai detto che fanno a Moab. I riti della fecondità. Il vino scorre a fiumi e finiscono tutti in un monte, maschi e femmine. Allora dobbiamo imparare a conoscerci meglio. Il padrone. È una nuova quella, eh? Ma vecchio non è. Io sono Boz. Benvenuta nel mio campo. Grazie. Ho il tuo consenso di seguire i miei titori? A una condizione. Che non spigoli in altri campi e che resti sempre qui. Abbellisci le mie messi. E data la siccità ne hanno molto bisogno. Forse i miei uomini ti hanno infastidite? Ho procurato di non udirli. Ordinerò loro di non disturbarti. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. E Dio sia con te. Come puoi Dio essere con una pagana moabita? Cosa credi, che siamo fatti di pietra come i suoi dei e che vederla fra noi non sia una provocazione? Tu sei una moabita? Sì,
Cosa fai qui in Giudea? Sono la vedova di un giudeo. Credi che basti a farti giudea? La nostra legge ci ordina di rispettare gli stranieri come noi stessi, perfino i moabiti. Non è la legge che prediligo, ma la rispetto. Obbedisci a tutte le leggi così supinamente. Ma la nostra ospitalità non è senza limiti. Provati ad adorare uno dei tuoi idoli con il fuoco in pancia. Qui noi si va per le spicce con gli idolatri. Mi cacceresti la testa dentro un pozzo d'acqua avvelenata? E tu che ne sai? Noi ti abbiamo visto rispettare la legge al confine. Noi chi? Mia suocera ed io. Noemi, vedova di Elimelech. Sono venuta con lei dal regno di Moab. Da questa parte del Giordano noi non vezzeggiamo gli assassini di bambini. Mio marito mi diceva che la vostra legge richiede almeno due testimoni oculari per infliggere una pena. Chi vive a avvelenare il pozzo? Non accetto prediche da una moabita, specialmente da una cui concedo di spigolare nel mio campo. Non concedi nulla. Io come vedova ho diritto a star qui. Non mi è necessario il tuo consenso. Il solo favore che ti chiedo è che tu e i tuoi uomini mi lasciate in pace. Così sia. Non tornerò mai più nel suo campo. Spigolerò altrove. Preferirei mangiare grani di sabbia al suo orzo. Io non so comprendere la follia, la cecità di odiare tutto un popolo come se Moab fosse un grosso serpe ed ogni moabita un uovo del serpe. Tu mi parlasti di un altro parente. Che uomo è? To, le stelle non mi sono distanti come quell'uomo. In che senso? In ogni senso. Sono un servo della casa di Boaz. Che cosa hai lì? Olio e orzo, fichi e olive. Riporta indietro quella roba. Non la vuoi? Neanche tu? Certo, non ho diritto di parlare per tuo conto. Riporta tutto e ringrazia il tuo padrone. Chi delle due ha rifiutato? Entrambe. Che cosa ha detto la giovane? La giovane? Riporta quella roba. Riportarla, eh? Ebbene, accetteranno queste provviste ed altro. Arriva Boaz e stracarico. E Dio sia con te, Noemi. E bentornata. Grazie, Boaz. Sono addolorato per le tue sventure. Devo prendere questa roba come una riparazione? Per cosa? Per avere pubblicamente insultato la mia nuora. Misericordia di Dio, tu insulti me e dici che ti debbo una riparazione. Non mi piace affatto che mi si rifiutino i doni. E a me non piace la carità. Con che diritto hai detto a Ruth che non era benvenuta qui? Noi giudei siamo nati e cresciuti con tale diritto. Io non posso fingere di gradire chi viene da Moab. Però fingi di gradire tu me. Tu sei una giudea. Anche lei. Lei è una moabita, una straniera. Dimentichi che per la nostra legge deve essere fatta buona accoglienza agli stranieri? E fagliela tu. Io non volevo gridare. Non è questo il modo di accogliere una parente. Ho parlato nell'ira. Sì, anch'io, Boaz. Per anni ho portato in cuore un tenero ricordo di te. Sono delusa di trovarti cambiato. Bene, un uomo è quello che... Lascialo essere come vuole essere. Non di meno inutile lasciare questo cibo alle formiche. Bene, pare
che le Moabite ci abbiano lasciato per i campi di Top. Meno male, grazie a Dio. È Boz quello che sta arrivando? Sì. Pensa quale onore, Ufim. È come se la santa arca del Signore venisse alla mia porta. A parte la vecchia ruggine. Pace a te, Top. Pace a te. Sei venuto a rendermi il campo che di diritto appartiene a me e con esso il pozzo? No, Top. E non sono venuto neanche per sentirtene lagnare. Allora cosa vuoi? Ricordi la nostra parente Noemi? Molto bene. Chi li dimentica? Lei è l'amato Elimelech. Elimelech è morto, lui e i figli. Noemi è ritornata con una nuora moabita. Hanno bisogno di aiuto. E aiutali. Sono stato rude con la moabita e tu sei parente più stretto di me. Potrò essere parente più stretto, ma non sono meno giudeo di te. Mentre tu te ne vai scorazzando lungo il confine, io non ho nessuna intenzione di mettermi sulle spalle i moabiti che vuoi tenere sotto le ali. A me i moabiti non piacciono più che a te. Possiamo farle spigolare o accattare o patir la fame. Io posso. Ma sono nostre parenti, Tob. Se non altro, fammele aiutare attraverso te. Questo lo devi a Noemi. Io non le debbo niente. Ha sofferto molto. Non farmi perdere tempo in pianti su Noemi. E quanto alla Moabita, le puoi dire per me? Puoi dirglielo da te, sta spigolando nel tuo campo. Ma certo. La legge protegge le spigolatrici. Legge o non legge? Dov'è la Moabita? Pace, Noemi. Pace, Tob. Entra. Noemi, tu mi hai molto offeso. Io? Come? Sei qui da molti giorni e non mi hai avvertito. Ma io... È questo il modo di trattare un parente? E chi è questa bella... È la mia nuora, Ruth. È una moabita. Me lo dici come se dovessi scusartene. Non ricordi il sacro precetto secondo il quale dobbiamo trattare gli stranieri come noi stessi? Sì, certamente, e sono lieta che lo ricordi anche tu. Oh, io ho molta buona memoria. Noemi, ho pensato a voi infinite volte. Io ero angustiato per la vostra sorte. E ora tu ritorni dopo le dolorose prove di Moab e quasi ti nascondi. Forse è stata anche questione di orgoglio. Con uno della tua famiglia. Oh. Perdonami, ma questo non è modo di vivere per la vedova di Elimelech. Io ti manderò i miei uomini a ripararti il tetto, a intonacare le mura e a lavorarti la terra. E ti manderò cibo e vesti. Gli anni e la prosperità ti hanno addolcito. Anche le zucche danno fiori. Bene, ero qui di passaggio. Devo andare. Buon dì, Noemi. Buon dì, Ruth. Pace a voi. Pace, Tob. E tu temevi che ti avrebbe umiliata. Ma egli è gentile quanto Boz e rude. Forse l'altro è troppo rude. E questo troppo gentile. Noemi. Oh, non portare questi pesi. Quando sarò via, lascia queste fatiche ai miei uomini. Vai via, Tob. Non per molto vado a Hebron a comprare pecore. In mia assenza tu e Noemi non vi riguardate dal chiedere ai miei uomini qualunque cosa dovesse mancarvi. Ho dato loro istruzioni. La tua gentilezza. Oh, mi mancano le parole. Oh, taci. E al mio ritorno spero che conoscerai meglio l'importanza della parentela in Giudea. Noemi.
Dalle nostre parti ho sentito dire che c'è un'idolatra in mezzo a voi. Una sacerdotessa moabita. Non ci sono sacerdotesse moabite qui. Voi non parlate come giudei. Di dove venite? Da Reuben, presso il confine di Ammon. Cosa avete sentito dire a Reuben? Si diceva che questa idolatra è giunta con una donna giudea. Questa giudea è la vedova di un certo Elimelech. Ma allora è Noemi! Sì, Noemi ha condotto con sé una donna moabita. Quale interesse ha per voi gente di Reuben che viene qui? Oh, nessun interesse. Ho sentito questa voce. Nessun interesse. L'acqua scarseggia. Qui non c'è acqua per gli idolatri. Perché non la chiedi al tuo dio di pietra, l'acqua? È un'idolatra. Maledicila, Ben Adab. Attira la vendetta su di lei. Idoli? Dio ha detto non ti costruirai idoli né porrai alcun simulacro nella tua terra. Se disprezzeremo le sue leggi e offenderemo la sua volontà, perderemo i nostri figli e i nostri armenti saranno distrutti. Guardate, ha scritto la sua colpa in faccia. Non riesce ad aprir bocca. Dove sono i tuoi idoli? Li tieni nascosti in casa. Prendi i tuoi idoli di pietra e lascia la nostra terra prima che Dio ti ingenerisca. Nel tuo cuore c'è l'odio, oh. Donna. Non sei degna di fare il nome di Dio. Lasciatela stare. Andate. Che c'è da guardare? Avete l'acqua, no? Andatevene! Non armare mai la mano di una donna. Confessa la tua iniquità. Temi Dio e gli manderà pestilenze fra voi e distruggerà i tuoi idoli e vi condurrà... Sì, sì, vecchio, lo so. Dio ti benedica, Boz. E anche te. La pace sia con voi. Povero vecchio pazzo. Grazie, Boz. Grazie per la tua gentilezza. Vieni, su. Dato che questa volta non porto niente, forse non mi volgerete le spalle. Noi non volgiamo le spalle a chi viene d'amico. Vieni, spezza il pane con noi. Grazie, ho mangiato. Siedi e unisciti a noi. Ho riflettuto su quello che ti accadde al pozzo. Perché? Che accadde? Ebbene, in effetti, niente. Noi ci incontrammo per caso e io chiesi se potevo venire. Io dovevo dirti che fu Boz che catturò il fuggiasco. L'asinello. Sì. Non fare di me un eroe. Stava correndomi incontro e... Ah, e per gratitudine hai invitato il nostro parente a farci visita. Ne sono lieta. Berrai un po' di vino con noi. Scusate. Io non le dissi niente perché l'avrebbe solo preoccupata. Cosa ti diceva Mahalon di noi giudei? Quanto bastava per amarli. Ti aveva spiegato il nostro odio per Moab? No. Il suo cuore non conosceva rancori. Non odiava niente, eccetto la crudeltà.
Ebbene, è una lunga e dolorosa storia quella fra i nostri due paesi. Guerre, odio per i rispettivi dei. Molti hanno perso genitori e fratelli a Moab e altri figli, come vedesti venendo a Betlemme. Ti sorprende che ci sia nel nostro sangue timore e odio per i moabiti? E tu sei contento di questo? Lo ero. Lo eri. Ero convinto che l'odio fosse parte del nostro sangue. Ed ora? Non ne sono più sicuro. Però gli altri sì. Oh, solo pochi. Quelli che hanno dimenticato gli insegnamenti dei padri. E quelli che erano violenti come me. È come quelle donne al pozzo. Sì, e per questo sono venuto. Devi lasciare la Giudea, almeno per un breve tempo. Va a nord, fra altre nostre tribù, dove la gente non è molestata dai moabiti, non inasprita e pronta a gettarsi su di un capro espiatorio. Va a Ruth. Vi vedrei più al sicuro, te e Noemi là. No. La casa di Noemi è qui. Se lei e io siamo straniere qui in Giudea, lo saremmo anche di più in un'altra regione. E poi, un'altra tribù sarebbe più disposta della tua gente a credere al motivo per cui lasciai Moab e venni su questa sponda del Giordano. Perché sei venuta qui, Ruth? Perché vuoi bene a Noemi? È perché ho visto una nuova luce nella sua religione e nel suo Dio. Ruth, non ho mai visto la gente così furiosa. Non devi andare nella piazza del mercato e neanche al pozzo da sola. Se io devo star qui, io devo andare ovunque da sola e senza temere. O penseranno che sono tutto ciò che sospettano io sia. Fra qualche tempo magari, ma non ora. Permettimi di aiutarti. Non è la prima volta che ti ho offerto aiuto. L'hai accettato solo da Top. Non ha mai minacciato. Né lo farò io, mai più. Cosa ti ha cambiato? Infinite cose, soprattutto tu. Il vedermi attraverso i tuoi occhi. Credo che ne avessi bisogno. Grazie. Penso che mi sarebbe impossibile competere con Tob in misure d'orzo e otri d'olio. Ma io ho il diritto di chiederti almeno una cosa. Promettimi che se a te e a Noemi servisse aiuto, aiuto di qualunque natura, vi rivolgerete a me. Grazie ancora. Non ringraziare, prometti. Prometto. Ti inquieterai con me. Dopo tutto il disturbo che ti sei presa, devo tornare ai miei campi. Non vuoi bere una tazza con noi, Boss? Farei tardi. O forse uno dei pani al miele di Top? No, grazie, ora devo andare. Pace, Noemi. E pace a Ruth. Questo è il Boz che ricordavo io. Oh, madre, è così diverso da come era prima. Talmente, talmente amabile. O forse, forse è solo il suo desiderio di aiutarci che mi fa pensare di esserne... Beh, che mi fa provare ciò che provo. No, Ruth, non è quello. Come puoi avere dubbi su ciò che provi? Cosa volete qui? Chi vi dà il diritto di oltrepassare il mio confine? Dove sono gli idoli? Porta fuori gli idoli! Non c'è nessun idolo! Tu hai condotto quell'idolatra in mezzo a noi! Su, dille quello che ci fa! Le nostre bestie muoiono di sete a causa sua! Ma cosa dite? Perché a causa sua? Dio ha mostrato la sua ira fin da quando è venuta! Sì, e se i nostri figli ne avranno a soffrire, avrà il loro sangue sulla coscienza! Moriremo tutti se non ci liberiamo di lei! Venite, gli idoli sono in casa! Non fate un altro passo! Se avete lagnanze, portate la sciamme agli anziani, giudicheranno loro, e lasciateci in pace. Certamente che faremo sentire le nostre voci agli anziani. E quando avremo detto tutto, sarà poco il tempo che vi resterà per vivere in pace. O addirittura per vivere. Sì. Venite, andiamo da Shamma. Sì, andiamo. Non aver paura. Io ho paura. Non c'è accusa più grave di quella di idolatria e punita con la lapidazione. Non so a chi rivolgermi, cosa fare.
Madre, io andrò da Boaz. Ci ha offerto il suo aiuto. Sì. L'hai udito? Mi ha fatto promettere di andare da lui in caso di bisogno. Sì. Va, figliola mia. Chiedi il suo aiuto. Sei venuta a trovare il mio padrone? Io lo devo vedere subito. È stato convocato dal Consiglio degli Anziani. Ti conduco da lui. Grazie. So tutto, tutto. È vergognoso. I giudici ne sono indignati quasi quanto me. Siamo in consiglio. Non temere. Sarà meglio che tu mi attenda. Non è una questione di opinioni. È tuo dovere convocare gli anziani e sottoporre a giudizio la vedova. Tu sei concorde? Sì. E tu, Boaz? Pienamente. La vedova Aga ha vergognosamente violato uno dei nostri più... Noi non parliamo di Aga, ma di Ruth. Di Ruth. Ma Aga e le sue arpie hanno ingiuriato e minacciato due pacifiche donne e volete sottoporre a giudizio Ruth. La condotta di Aga e delle altre è riprovevole. Ma le accuse fatte contro la Moabita sono molte. Moabita, Moabita, essa ormai non è più una Moabita. E io vi dico che non consentirò che si giudichi una donna per aver attinto acqua ad un pozzo pubblico. Ti ricordo che voi giudici più giovani siete qui solo perché i vostri padri versarono il loro sangue in difesa delle nostre leggi. Se questa donna è innocente... Se essa non è un'idolatra, sarà libera. Ma se essa è colpevole, è nostro dovere far sì che essa venga punita. Innocente o colpevole, io non la giudicherò. Hai intenzione di sfidare la legge? Ti opporresti a noi? Divideresti la città? Io non giudicherò una giudea. Il popolo conta sulla nostra saggezza per la ricerca della verità. Non disprezzare i giudici di Giudea. Ma è la figlia di una mia consanguinea, Noemi. Io non posso e non voglio giudicarla. Quanto temi poco Iddio. E se Abramo, quando Iddio gli ordinò di sacrificare Isacco, avesse risposto no, è il mio unico figlio, non posso fare questo. Lascia Isacco ad Abramo ed Abramo a Dio e lascia me a me stesso. Sei un blasfemo. E giudicate anche me. E se fosse vero che Ruth era sacerdotessa del tempio di Chemos, come si dice? Sacerdotessa? La moglie di un giudeo che ha rinnegato l'idolatria, che di sua spontanea volontà ha scelto di venire fra noi per dividere gli stenti con la suocera. Mi chiedete di credere che una spigolatrice era sacerdotessa di Chemosh? Se potesse essere provato, la giudicheresti? Se può essere provato che Ruth era sacerdotessa nel tempio di Chemosh, io sarò il primo a giudicarla e condannarla. Lo giureresti? Lo giuro. Non ti chiediamo altro. Spero che il tuo giuramento non abbia mai a vincolarti. Non lo tradirò. È assurdo. Secondo una chiacchiera di donne al mercato, un tempo saresti stata sacerdotessa di Chemosh. È vero. Ma cosa hanno deciso di fare di quelle che hanno minacciato Noemi? Hanno deciso di giudicarle? No. Giudicano te. E tu mi giudicherai con loro? Io devo. Lasciatela andare. Cos'è accaduto? Non ci aiuterà. No. Oh. 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 Oh mio Dio, sono stanca. Stanca di vivere. Stanca di calamità. Mi è stato strappato mio marito e i miei figli.
Mia figlia. Oh, ho distrutto la sua vita per l'affetto che mi porta. Essa è infamata e umiliata. Oh, Signore, ti supplico. Fa ciò che vuoi di me, ma risparmia lei. Che i suoi giorni di pena non si prolunghino senza fine. Pace sia con te. Chi sei tu? Yeoham. Chi sei? Sei un sant'uomo. Siamo tutti santi agli occhi di Dio. Ci sarà acqua per molti pozzi. Per molti pozzi. Bevi e non tormentarti oltre. Sii forte in queste ore, perché dalla vedova di tuo figlio nasceranno figli e figli dei figli, e ci sarà fra loro un grande re di una grande stirpe, e da questa stirpe nascerà il figlio di Dio fatto uomo. Hai un pezzo di pane per un viaggiatore affamato? Se 3.000 di noi giudei furono messi a morte per avere una sola volta adorato il vitello d'oro, dovrebbe una moabita che ha adorato Chemosh per tutta la vita essere risparmiata per questa più grave iniquità? In nome di Dio non posso più tacere! E seppure è stata sacerdotessa a Moab, essa allora non era sotto la nostra legge, ma sotto quella di un'altra terra, la terra nella quale era nata, e questo in un lontano passato. Ora è una vera figlia di Giudea. Lo sapremo ben presto. Forse la moabita Ruth può negare che ha adorato i falsi dei di oltre Giordano? Anche la moglie di Mosè adorò i falsi dei. Non era suo padre un sacerdote al servizio di un dio straniero? Chi siamo noi per respingere ciò che Dio nostro Signore accetta? Aspetta, ora vedremo ciò che il Dio dovrebbe accettare. Hai istruito fanciulle per i riti di Chemosh? Sì. Hai insegnato loro che morire per Chemosh era nobile e bello? Sì. Le hai condotte all'altare per essere scandate? Sì. E non sei stata lì passiva a veder gettare i loro corpi nel rogo di Chemosh? Sì. Quando ti dedicasti l'ultima volta a questi riti? Parla. È stato molto tempo fa? Anni fa? No. È stato alcuni mesi fa.
È forse questo che Booz chiama un lontano passato? Ebbene, Booz. Se Booz non ha niente da dire, lo dirò io. Sono tornato ora in Betlemme da lontano per sentire parlare fra noi di lapidazione. Siamo tanto assetati di sangue da accusare una donna della cui colpa non esiste ancora nessuna prova? La prova nei flagelli che ci hanno colpito dal suo arrivo. La pioggia non ti ha bagnato, donna. La siccità è finita. Il nostro raccolto è salvo e sarà abbondante come non mai. Sham, giudici, popolo di Betlemme. Ci è stato insegnato che chiunque subisca un'accusa debba essere scagionato in giudizio, qualora il suo fallo non sia provato. La nostra legge esige almeno due testimoni oculari per qualsiasi delitto compiuto sul nostro suolo. Ce ne sono due? Ce n'è uno? Che bene se noi siamo in cammino di resti. Sono qui due testimoni oculari. Voi siete nostri confratelli della tribù di Reuben? Sì. Io sono Melsar, figlio di Rachel. E tu? Io sono Sein, figlio di Cusham, anch'io della tribù di Reuben. Melsar e Sein, fate sacro giuramento di dire il vero? Giuriamo. E allora parla, Melsar. Un mattino di buon'ora passavamo nei pressi del campo di Noemi e fu là che, nella debole luce che precede l'alba, vedemmo la vedova Ruth uscire dalla casa di Noemi, portando fra le braccia un idolo di pietra. Lo poggiò su un rialzo del terreno, poi cadde sulle ginocchia e lo adorò. Che idolo era? Era Chemosh, il dio di Moab. Se c'era così poca luce, come vedesti che era Chemosh? Dalla fiamma che ardeva dentro l'idolo. Mi è permessa una domanda al nostro fratello di Reuben? Parla, Noemi. Anche tu sei, come lo siamo tutti noi giudei, un figlio di Geova. Sì. Nomina le 12 tribù di Israele. Sono forse qui come un criminale o per rispondere alle domande di... La vedova Noemi dubita che tu sia un giudeo. Rispondile. La tribù di Giudea, di Dan, di Reuben, di Beniamino, di Zeù. Ci sono molti di noi che non le sanno tutte a memoria. Ma tutti dobbiamo conoscere i 10 comandamenti. E tu? E tu quanti ne conosci, idolatra? Tutti. E sarei ben lieta se tu potessi ricordare soltanto il 9. Lo ricordi? Ed è: tu non dirai falsa testimonianza contro il tuo vicino. Forse, Melsar, sei di memoria corta. Questo allora non richiede nessuna memoria. Tu e il tuo fratello di Reuben benedireste il nome di Geova e maledireste il nome di Chemosh. Ebbene, lo fareste? È giusto, sentiamoli! Sì, sentiamo! Parla! Per due volte voi vi siete condannati. Avete bestemmiato il nome di Dio e avete detto falsa testimonianza contro la vedova. Che sia fatto a voi quello che avreste fatto a Ruth. No! No! Maledetto il nome di Geova! Gloria! Mia figlia, mia, siamo salvati. È rimasto qualche sostegno per l'accusa di idolatria contro la vedova Ruth? L'accusa è respinta. Ruth resterà fra noi. Coloro che l'hanno minacciata chiederanno il suo perdono. E che nessuno la molesti mai più. Nessuno. Oh, sono così felice. Grazie. Grazie, Tom. Grazie per aver creduto in me. Ho fatto solo ciò che era necessario.
Vieni. Ma sì, vieni. Come? Noemi, ho dovuto fare ciò che ho fatto. Io mi ero impegnato a sedere in giudizio. Lo capisco. Ebbene, Noemi, abbiamo vinto. Sì, Tobe, tu hai la mia gratitudine. No, no, non mi contenterò solo di quella. Ho anche un favore da chiederti. Sentiamo. Mi onoreresti se domani venissi a bere una tazza di vino da me? Con piacere, lo dico a Ruth. No, Ruth no. Vorrei parlare con te sola. Come sai che Ruth ti ama? Come sai che non mi ama? Le interessa forse qualcun altro? Non posso parlare per lei. Ma lo hai fatto adesso. Ascolta, io non l'ho corteggiata. Non ho riparato la vostra casa. Le ho inviato olio, spezie, cibo, vesti. Essa ha accettato tutto. Io non credo che Ruth misuri l'amore dalla possibilità di mantenerla e di aiutarla. Se così fosse, il mio le avrebbe reso poco. Ma non l'ho difesa quando i saggi... Sei stato eloquente, lo sappiamo e te ne ringraziamo. È innamorata di qualcun altro? Eh? Te l'ho detto, non posso parlare per lei. Io credo di sì. Quello che conta sono i sentimenti di Ruth. No. No, sei tu. Tu mi odi perché litigavo con tuo marito. Allora i sentimenti di Ruth non contano. È obbligata a diventare mia moglie. Obbligata? Fingi forse di non saperlo? O hai dimenticato la legge del levirato, secondo cui il più prossimo dei parenti di un defunto ha il diritto... Il diritto? No, l'obbligo di sposare la sua vedova. Ebbene, io sono il parente maschio più stretto. Questo sì. Bene, allora provvedi. E quando ci avrai pensato sarai felice della mia decisione. Ora ritorna da Ruth e dille, con molto tatto, della mia intenzione di annunciare il nostro fidanzamento domani. Sì, glielo dirò. Io glielo dirò. Glielo dirò. Avrei dovuto ricordarmi la legge dell'evirato prima che arrivassimo sulle rive del Giordano. E avrei dovuto ricordarmi meglio di Tob. Non sei andata a letto? Io non potevo dormire. Nemmeno io. Ho appena chiuso gli occhi. Ti prendo qualcosa da mangiare. Chi è? Ufim, il servo di Tob. Entra. Pace a voi. Il mio padrone manda questa veste. Vi invita alla festa della mietitura stasera. Indossala. Chiede se non hai niente da mandargli a dire. Solo pace. Questo è tutto? Questo è tanto. Io non voglio andare a nessuna festa. Ci andrai, devi andare. Perché c'è solo un solo mezzo possibile, sì. Per la prima volta ti prego di fare qualcosa per me. Me lo prometti? Prometto cosa? Non importa, ma prometti. Fidati. Preferirei morire al farti del male.
Ma prometti, prometti a occhi chiusi. Prometto. Va alla festa della mietitura stasera, io verrò con te. E quando cadrà la notte e le donne andranno a casa, resta. È usanza che gli uomini dormano fuori a guardia del grano vagliato. Aspetta che Boz vada a dormire e trova il posto in cui giacerà. Poi giaci accanto a lui. Noemi, che stai dicendo? Ma non lo ami, Ruth? Ma sì, oh, come puoi chiedermi questo? Rifletti, Ruth, tu ami Boz. Anche se io lo amassi, come potrei mai fare quello che mi chiedi? Ti prego, Ruth, non farmi domande. Conosco Boz e conosco te. Fa ciò che chiedo. Promettimelo. Una sera importante per te, padrone. Taci! Padrone, devi avere la mente chiara per il... Fidanzato è ubriaco. Arriva la mia sposa. Ruth, sei bellissima. Sapevo che saresti stata bella col mio vestito. È valsa la pena di averti atteso tanto. Vieni. Pace, Noemi. Bene, abbiamo qualcosa da festeggiare, eh? Annuncerò al consiglio degli anziani domani mattina che Ruth diventerà mia moglie. Tutte le feste.
Chi è? Stavo sognando di te. E tu sei qui. Io volevo tanto spiegarti. Non occorre. Io l'ho sempre saputo. Ti amo. Ti amo dal giorno che ti conobbi nel mio campo. Fu certo la bontà divina che mi condusse al tuo campo quel giorno. Forse egli mi ha guidato verso di te per tutta la vita. Ruth, voglio che tu sia mia moglie. Ma la legge del levirato, Tobo è il parente più stretto. Rivendicherà il suo diritto su di me davanti agli anziani domattina. Lo farò rinunciare al suo diritto. Ma se dovesse rifiutare? Mai, griderà, ma farò sì che gli convenga. Non temere. Se conosco Tob, egli scenderà a patti. È un uomo avido. Presto sarà giorno. Ora va, mia Ruth. Non devono vederci insieme prima che lui rinunci. Non voglio che nessun altro sospetto ti offenda. Io ti amo. Ti ha chiesto di sposarlo. Come l'hai indovinato, madre? Oh, non l'ho indovinato. Mi hanno aiutato. Quando mi dicesti che Boz ti avrebbe giudicata, un sant'uomo venne al pozzo e me lo disse. Che avrei sposato Boz. Mi disse che dalla vedova di mio figlio sarebbero nati i figli e i figli dei figli, e che fra loro ci sarebbe stato un re di una grande stirpe, e che da quella stirpe nascerà il figlio di Dio fatto uomo. Dammi una moabita. Sì, da te, figlia mia. E chi se non Boz può essere padre di tale famiglia? Non aver dubbi. Io ho creduto a quel sant'uomo. Fallo anche tu. Io voglio credere, voglio. Oh. Oh. Susanna sarà in collera con me. Con tutte le preoccupazioni di ieri l'avevo dimenticata, iddio mi perdoni. C'è una legge. Non si deve passare un giorno senza mungere una povera bestia, altrimenti soffre. Ma c'è qualcosa per cui non esista una legge in Giudea? Sì. Non c'è legge che impedisca a un cuore di prendere fuoco. Vengo, vengo, povera bestiola, vengo! Eccomi! È stato inutile. Tob non rinuncia al suo diritto. Gli ho offerto tutto quello che ho. Forse ora starà annunciando il vostro matrimonio agli anziani. No, no, non può essere. Lo è.
È la legge. La legge? Non ho sentito parlare d'altro da che son qui. Legge, la legge. Che specie di giustizia lega una vedova a un uomo che non amerà mai? La legge. È fatta a fin di bene e non di male. È fatta per continuare la progenie del morto. Se non fosse per quella legge io non sarei qui. Mia madre era vedova anch'essa. Sì, so che è una magra consolazione per te, Ruth. Ma se solo ci fosse qualche modo... Io devo andare. La mia famiglia va alle nozze di Tob. Va. Tu non vieni? No. Niente di così bello in tutta Betlemme. Senti, sembra un petalo di rosa. Sì. Tob riesce sempre ad avere il meglio in tutto. A Dio piacendo. Ma è molto bello. Sei una sposa fortunata. Un così bravo uomo e tanto ricco. Sono entrambi fortunati. Ti prego. Grazie. Spero di essere bene accetto. Bene accetto. Non ti so dire quanta soddisfazione mi dia il vederti qui. Voi là, vino per Boz, vino per tutti quanti. Mangia, bevi, danza, gioisci con noi. Quando mai Betlemme ha visto giorno più allegro di oggi? Certo, sei molto allegro come sposo. Sono allegro, sì, vecchio Ufin. Vorrei dirlo a tutti, uno per uno, che il mio cuore oggi non basta a contenere gioia. E con l'aiuto di Dio, credo che ci riuscirò. Ho trovato queste. Ti hanno condotto fra noi. Ti hanno salvato dal male. Ci daranno tanta forza. Ogni felicità. Ascoltate, ascoltatemi! Silenzio, ora parla Tob! Poche parole. Amici cari, prima che la mia sposa mi raggiunga. Dio è stato buono con la tribù di Giuda, facendo sì che Elimelech riposi in pace l'anima sua e Noemi e io fossimo parenti. Sì, il Signore è stato buono con noi. Non ha forse ricondotto fra noi Noemi? Non ci ha mandato le fiogge? E a coronamento di tutto non ha mandato i passi di Ruth verso la nostra città?
perché potesse mischiare il suo sangue con quello di una fiera stirpe? Mia dolce sposa e cara Noemi, ho finito ora di tessere le vostre lodi. Parla, Ruth. Di che il tuo cuore appartiene alla Giudea, che rispetti la nostra legge e hai fede in Dio e ti inchini al mio diritto su di te. È verità, Tob, che il mio cuore appartiene alla Giudea. È verità che io obbedisco alla legge e che ho fede nel Signore. È verità che io riconosco il tuo diritto su di me, mio onorato parente. Ma è anche verità che io non ti amo. Non aver paura, mi amerai col tempo. Io ci proverò. Bene, sono un uomo paziente, benvenuta sia la tua sincerità. Allora non devo nasconderti niente. Io devo dirti tutto quello che ho nel cuore. Ma certo. Hai diritto di sapere che la notte della festa della mietitura io cercai Boaz e gli già qui accanto. Come tu dici, donna di Moab, ho sempre rispettato la legge e poiché intendo continuare a fare così, io non farò entrare una svergognata nella mia casa, non le darò il mio nome. Rinuncia al tuo diritto su di lei. Secondo l'usanza dei nostri padri, togliti un sandalo e dallo a me in segno di rinuncia. Come parente più prossimo, io la sposerò. Ruth di Moab, vedova di Malon. Giura con me che niente accadde fra noi in quella notte e nessun'altra volta, a parte le nostre confessioni d'amore. Sui nostri comandamenti io lo giuro. Siamo senza macchia e senza peccato. Geova sia testimone di questo nostro giuramento e gli vede nei nostri cuori. Avete pronunciato un giuramento sacro. Avete giurato che le vostre parole sono verità. Legate le vostre anime. Andate in pace, figlioli miei. Con le benedizioni del Signore siate marito e moglie. Così Boaz prese Ruth ed essa fu sua sposa e gli dette un figlio. E Noemi prese il figlio e lo tenne in grembo e fu sua nutrice. E imposero al figlio il nome di Jobed. Jobed generò Jesse e Jesse generò David, il re.